Ci sono buone notizie per chi lavora nel settore alimentare. Sta arrivando un aumento di 280 euro per i lavoratori dell'industria alimentare. Ciao, sono Edoardo di Starting Finance. Quello alimentare è uno dei settori più importanti d'Italia, visto che da solo vale circa l'1,6% del PIL italiano, secondo Istat. L'intesa è stata trovata verso la fine di febbraio scorso. Il nuovo contratto unico durerà circa 4 anni. I punti che ci interessano di più riguardano le pensioni. Il montante contributivo, cioè dei contributi in più versati per la pensione da ciascun dipendente, nel corso di 4 anni arriverà a superare i 10.000 euro. Nel nuovo contratto è prevista anche una piccola riduzione dell'orario lavorativo, da 40 ore a 36, 4 ore in meno, a parità di stipendio. Certo, tutto ciò si traduce in un aumento significativo del costo del personale per le aziende che operano nel settore alimentare, settore chiave dell'economia italiana. Ma in definitiva, sai quanti sono i lavoratori e le lavoratrici del settore alimentare? Ti diamo la risposta nei commenti.